Il mio amico Tommaso mi ha chiesto di fare un video sulla malattia. Forse glielo avrà ispirato l'aspetto sempre più anoressico che sto assumendo io. Sta di fatto che la malattia, la mancanza del benessere fisico, diventano uno di quei problemi dell'umanità che cercano sfoghi nei vari tentativi di assistenza spinta all'eccesso oppure di una parvata forma di eutanasia. Cosa ne pensa uno come me che considera questa vita umana soltanto un passaggio, una preparazione, una vita prestata proprio nelle tre ottiche della vita? Prima è ricevuta in prestito, tanto che dal punto zero dell'esistenza, che è la morte, noi retrocediamo a meno uno, ossia al momento in cui nasciamo. E poi, a partire da quel momento meno uno, andando nel verso positivo di più uno, la restituiamo, fino ad arrivare al punto zero. Ma non si ferma lì. C'è emergente proprio quella condizione biblica che è stata più di una volta raccontata da Gesù Cristo, quando ha detto una parabola di un signore che andò lontano e affidò le sue risorse, 10 a uno, 5 a un altro e uno a un altro ancora. Quando ritornò, li chiamò e il primo che aveva avuto 10 gli disse: mi hai dato 10 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 10. Bravo, servo fedele, mi sei stato fedele nel poco, avrai il molto. Dopo chiamò il secondo che ne aveva avuti 5 e gli disse: Signore, mi hai dato 5 talenti, eccoti i tuoi 5 talenti e altri 5 talenti. Bravo, servo fedele, mi sei stato fedele nel poco, avrai il molto. Infine venne colui che aveva avuto un talento solo e disse al Signore: Signore, io so che tu sei uno terribile, che miete dove non ha seminato. Ho avuto paura e ho sepolto quel talento affinché i ladri non me lo portassero via. Eccoti il tuo talento. Lungi da me, servo infingardo e crudele. Sai che io sono terribile, che mieto dove non ho seminato, e tu invece di portare quel talento almeno nella banca dove avrei avuto l'interesse, lo hai sepolto. Lungi da me, e il tuo talento sia dato a colui a cui io ne ho dati 10. Qual è il senso di questa parabola? Il senso di questa parabola è un po' c'entra con la malattia. C'entra perché il bene che riceviamo in termini di denaro o in termini di salute sono la stessa cosa. C'è chi ha avuto una salute di ferro, c'è chi ha avuto
una salute così così, c'è chi non ha avuto salute per niente. Allora caliamo questi tre aspetti nella parabola. Chi ha avuto piena salute ha prodotto un grande interesse e risponde avendo fatto questo guadagno, perché ripeto, le condizioni della vita sono tre. Prima ti ha dato un prestito, poi lo restituisci e poi c'è un interesse che è uguale al prestito. Ed è la sintesi della vita tra le due parti della tesi e della antitesi. La vita è data per un guadagno, questo prestito. Un guadagno che poi valga per sempre. La vita ti è data affinché tu, che non esisti quando ti è data la vita, decida cosa ti piace, chi vuoi essere, qual è il tuo abito interiore, la tua veste morale, insomma chi sei tu, e devi deciderlo tu. È come alla scuola, in cui entra un bambino che non sa nulla e deve decidere fino a che punto si vuole preparare, che via vuole scegliere, che mestiere, che professione, che cosa vuole fare nella vita. La scuola serve per la vita e questa vita serve per decidere che cosa vorremmo fare poi nella vita eterna. La vita eterna è il luogo dove veramente si attua la libertà e il profitto dell'interesse che abbiamo maturato con l'apprendimento nella scuola. Se non ci fosse questo interesse che risulta dal prestito, noi tutti quanti avremmo fallito lo scopo della nostra vita. Per questo, nella parabola di Gesù, chi ha avuto un solo talento e non ne ha tratto profitto per il padrone è proprio uno che ha fallito interamente. Ecco, chi non ha avuto salute e proprio in relazione a quel poco o niente che ha avuto, considera Dio la buona sorte come un orco, perché gli altri hanno avuto 10, 100, 1000. Io questo poco di salute che mi trascino avanti a fatica, io ho tanta paura in questa condizione del destino, della sorte, che assumo un atteggiamento tale da non provare più assolutamente interesse per la vita. Ecco, questa è la condizione della peggiore malattia che possa toccare all'uomo. Quando il corpo, che dovrebbe sostenere anche la mente, vacilla e insieme al corpo vacillano le forze. Cosa deve fare l'uomo in una situazione di questo tipo? Deve insistere fino all'accanimento terapeutico, tanto per essere chiari, oppure deve decidere: basta, se mi volete bene fatemi morire, perché io non ce la faccio più. Cosa deve fare l'uomo? Sapete bene che io mi sono sempre opposto a dire a voi che cosa dovete fare. Infatti, per la veste che io ho, anche se in questo momento non ho alcuna veste, mi devo vestire, anzi, perché devo andare alla messa e siamo vicini al termine perché io debba andarci. L'abito dovete farlo voi. La vita è un quiz
che è stato dato a voi. Voi sapete tutto di voi, che cosa avete avuto, qual è la vostra condizione. Dio ha creato tutto il possibile, ma è sempre Dio chi esiste in voi e vi usa proprio mettendosi a servizio dell'esistenza del vostro burattino, vi usa affinché attraverso di voi quel limite consenta di superarlo. In che modo? Voi dovete dire come si supera, perché la condizione esatta la conoscete solo voi. Non c'è una condizione generale, una legge per cui bisogna dire si fa così. Il popolo ebraico ce l'ha avuta la legge. È venuto Gesù Cristo e ha tolta di mezzo questa legge, perché c'era la legge del sabato che imponeva di destinare il giorno di sabato a Dio. Non si poteva fare nulla, nemmeno guarire come guariva Gesù. Ma Gesù disse: se vi cade un bambino, un animale in un pozzo e rischia di annegare, voi che fate se cade nel giorno di sabato? Lo salvate o no? Perché nel giorno di sabato non dovete fare nulla, ma volete che Dio voglia il vostro male? Dio, la legge, è fatta per il bene dell'uomo, dello spirito dell'uomo. È l'uomo che deve decidere che cosa trova, giusto oppure no. E c'è una logica assolutamente profonda, perché le condizioni umane sono tutte quante diverse l'una dall'altra. Proprio come la parabola dei talenti: c'è chi ha avuto 10, c'è chi ha avuto 5, c'è chi ha avuto 1. Ognuno deve poggiarsi su quello che ha avuto. Non è una risposta quantitativa quella che serve. È una risposta proporzionata esattamente alle cose ricevute. Ora, se io, che non ho ricevuto, come te, come te, come te, come voi che siete ammalati, come voi che siete i genitori di un ammalato che vi chiede fammi morire, e volete che io vi dica cosa dovete fare, io che rappresento un po' qui la parte di un Dio Padre, ma è la parte che potete assumere tutti quanti voi nel preciso momento in cui voi vi rendete conto che Dio è in croce in tutti voi figli. E se voi figli vi fate lavare i piedi completamente da Gesù Cristo, tanto da diventare puliti e puri come Gesù Cristo, ecco che voi avete fatto nascere in voi Gesù Cristo. È vero il Gesù Cristo che nasce così. E voi umanamente e veramente assumete la funzione del Padre, che è già la vostra. Voi già siete il Padre che è calato a far esistere un figlio. L'unica differenza che consente di dire che voi non siate il Padre è perché il figlio che è in voi è ancora nella croce del relativo, pensa ancora a questa vita che passa, pensa ancora a tante cose che non hanno alcuna importanza se misurate nel tempo lungo dell'eternità. Perché l'uomo deve farsi confondere da quello che c'ha lì per lì tra le mani? Sia più lungimirante, pensi alla vita eterna, pensi al fatto che qui l'uomo e tutto quello che ha non è altro che un talento che gli è stato dato. Se Dio ti ha dato 10 talenti, non ne hai di più. Puoi lavorare finché vuoi
e produrne altri, ma la base del prestito che è stato fatto a te è quello che hai avuto tu. Ecco perché nella condizione in cui tra me che parlo e te che mi ascolti, io ho avuto i miei talenti e tu i tuoi, il giudizio che io ti darei sarebbe sulla base dei talenti che ho avuto io, ma i talenti che hai avuto tu sono i tuoi. E quindi il quiz per te lo devi risolvere tu, perché solo tu hai proprio questo compito, fissare in che modo tu puoi scendere dalla croce come Dio Padre che è salito sulla tua croce. Tu solo hai questo compito importantissimo di poter salvare il Dio Padre che è nella croce di te, Dio Figlio. Di conseguenza, il consiglio che io do è di dare retta alla propria coscienza. È un caso di personale coscienza, perché Dio non agisce su di te dandoti dei limiti e dicendoti cosa devi fare. Non ti dà una legge che tu debba seguire essendo servo della legge, perché la legge è fatta per il tuo bene, e il tuo bene lo sai solo tu qual è, perché solo tu sei nella tua condizione, solo tu sai perfettamente il 100% dell'ambiente in cui vivi, delle condizioni della tua vita, delle pressioni che ci sono su di te, del tuo temperamento, della tua speranza, del tuo carattere, insomma, di tutto quello che fa parte del tuo modo di essere. Di conseguenza, in questa condizione, la malattia è un grande momento in cui ciascuno di noi sperimenta la gracilità umana, e se ha sufficiente forza, ma anche condizioni per cui da questa assoluta totalità di sensazioni, emozioni, considerazioni ne emerge questa posizione: io compio questo sacrificio, mi abbasso e mi considero fortunato, mi considero beato, mi considero come Gesù considerò tutti coloro che erano in basso, tutti coloro che erano sconfitti, tutti coloro che erano perseguitati. Per Gesù erano immediatamente beati. Anzi, consigliava Gesù: abbassatevi, che sarete alzati. Ecco, chi è ammalato è nel momento più basso della sua esistenza. E se riesce, dipende dalle condizioni che esistono in lui, a trarre profitto da questo che diceva Gesù e a considerare beatitudine oggi l'essere in basso in questo mondo a rovescio in cui tutti puntano ad essere in alto, ecco, se chi è veramente in basso, a livello più basso della sofferenza, della malattia, del degrado, di una condizione che gli uomini direbbero è infelice, è insopportabile, se riesci a sentirti fin da ora beato, devi ringraziare solo Gesù che ti ha dichiarato beato, e anche un po' me che ti dico perché sei beato. Il bisogno di salute che hai ora, il bisogno di benessere che senti di avere ora, creano in te proprio quell'interesse per la salute, per il benessere,
per tutte le condizioni positive che a te ora mancano. Quando tu hai concretizzato in te questo bisogno, ecco che tu andrai nella vita eterna con un eterno bisogno di salute, di benessere, di tutto quello che oggi ti manca. E per poterlo avere nella vita eterna bisogna che questo interesse ci sia. Ecco perché il padrone della parabola di Gesù si arrabbia molto con chi, avendo avuto un solo talento, non aveva prodotto alcun interesse, perché chi è in quella condizione è in una condizione veramente beata, perché è al livello più basso che sia possibile. Proprio quella condizione intrinseca che ti fa valutare il significato della salute, il significato della gioia che a te manca, il significato della mancanza di quel dolore che è incessante su di te e non ti dà tregua. Solo tu lo puoi capire pienamente, solo tu che hai avuto così poco. Ma se proprio tu non trai profitto da quel poco che hai avuto per avere più di tutti gli altri che, avendo avuto salute ora, non hanno l'interesse per la salute, ce l'hanno già, e nella vita eterna non inseguiranno tutti i casi pieni di salute. Quando è l'interesse che ci spinge, e è ora che fissiamo qual sia il nostro interesse, chi c'ha interesse, chi lo ha potuto avere proprio poggiato sulla mancanza oggi di salute e di benessere, ecco, chi è così è beato. Ma ci sono anche i casi disperati. Ecco perché io dico che ogni cosa va considerata non dall'esterno, ma dall'interno, dalle forze e dalla libertà che ciascuno di noi ha. Ciascuno di noi deve decidere, sulla base di quello che ha avuto, che cosa gli manca. Non lo posso dire io che cosa manca a te. Sei tu che devi dire che cosa ti manca. E dire che cosa ti manca significa desiderarlo, significa elevarlo a tuo bisogno, significa avere quello come l'interesse della tua vita. Ecco perché la malattia è una occasione, come tutte, sia di grande bene sia di grande male. È un'occasione di grande bene non solo per te che sei ammalato, che sei oppresso, che sei torturato da tanti problemi, ma anche per coloro che hai intorno e che ti amano. Spesso coloro che assistono un ammalato fanno la stessa esperienza dell'ammalato e hanno lo stesso profitto proprio grazie a chi è ammalato. Per cui avere in casa un ammalato spesso guarisce le famiglie, le risana, fa ritrovare loro veramente il vero interesse per la vita. Perché nella vita quello che importa, diciamo così, è il fondamento, è il pane. È solo chi non sa più che cosa mangiare che si dedica a cose così sfiziose, a cose, quando è quello che serve veramente che manca, ecco che tutti sono richiamati alle cose essenziali. E avere in casa un ammalato spesso è una grande cosa salutare per tutti coloro che esistono intorno. Per cui voi che siete ammalati dentro una famiglia, non sentiatevi in colpa nei confronti di coloro che vi amano
e sono costretti a soffrire per voi. Quella sofferenza che hanno per voi è la stessa base di salvezza che avete voi. Ecco, quando poi ciascuno arriva al limite e non ce la fa più, non pensate che siate stati voi gli autori dei vostri gesti. Non pensatelo mai, siamo in un disegno qui. Stiamo seguendo proprio dei quiz che sono prefabbricati. Stiamo studiando sui libri già scritti. Non la stiamo facendo noi la storia. C'è proposta. Ci arriva e noi dobbiamo valutarla. Ci viene dal futuro, ci incombe. Il futuro noi non lo facciamo andando verso il futuro. Ci viene addosso e lo troviamo così com'è. Di conseguenza, non avendo ora la libertà vera di fare, ma soltanto l'impressione di farla, perché è questo che conta in un quiz, mettersi nella condizione di, se siamo in questo caso, che cosa scegli tu, A, B o C? Ora, se noi di fronte a un quiz dicessimo, ma è un quiz, allora io non mi impegno a dare la soluzione, saremo sciocchi, faremo fallire il quiz. Allo stesso modo, pur sapendo che la vita è un quiz, dobbiamo prenderla seriamente. Nel caso che noi veramente fossimo gli autori della nostra vita, noi che faremmo? Però, vedete, quando arriviamo in casi estremi, fatevi aiutare da questo pensiero. Siamo in un disegno. Per quanto triste e disperata possa essere la mia scelta, non l'ho fatta veramente io. Quindi tutto sta a voi. Tutto sta proprio in quello che disse Gesù e con cui io chiudo. Non è Dio che vuole imporre leggi all'uomo, ma è Dio che si mette a servizio del bene dell'uomo.